Mario Ollo. Mister, possiamo dire la vittoria sporca che ci voleva, no? Quella vittoria della squadra che comunque ha voluta a tutti i costi, perché si è sofferto, però alla fine si è portato a casa questo risultato importante, ecco, per, un po' per il morale, per la classifica, per dare una risposta un po' a tutte le magari le critiche, no, le, le risposte e le critiche, chi fa le critiche deve stare a casa. No, chi critica deve staccare, perché a questi ragazzi devono fare la statua in piazza. C'è Piazza della Libertà a Castellammare? No. Allora, in una piazza di Castellammare gli devono fare la statua. Quindi critiche io non ho sentite. Io ho sentito qualcuno da lontano che vorrebbe mettere in discussione un pochino i rapporti che ci sono all'interno di una famiglia splendida, di rapporti tra lo staff e la società unici, una stima immensa tra tutte le componenti, una stima con un gruppo di giocatori che è una cosa eccezionale, e ci viene da ridere quando si sente i discorsi un pochino strani che a noi ci aiutano a caricarci ancora di più e ci portano a non concentrarsi sulla classifica, perché noi non la dobbiamo guardare, ma a concentrarsi su far vedere quanto siamo gruppo, quanto siamo uniti, quanto siamo amici, perché qui c'è anche grande amicizia e grandissima stima tra di noi. Noi andiamo avanti per il nostro percorso, abbiamo visto un derby importante e ci tengo a dire che questo derby è tutto merito dei ragazzi, di un gruppo splendido che dal primo giorno ad oggi, dico vero? Vero o no? Che dal primo giorno dico, e ora rinforza ancora, perché oggi questa partita qui la vince solo un grande gruppo. Però la dedico ai nostri tifosi, alla nostra gente, alla nostra curva, alla nostra gradinata, alla nostra tribuna che ci hanno spinto, e la dedico a Castellammare, perché questa è la vittoria di Castellammare città. Mario Di Capo. Mister, è stata una vittoria di sofferenza, e chiaramente in queste partite si vede anche il gruppo, si vede la squadra. Bisogna dire che questa è la vittoria forse un po' più sofferta della Juve Stabia, tranne i primi 30-35 minuti, poi si è sofferto molto proprio dove dei 58 punti in 28 partite che ha fatto la Juve Stabia si è fatto, diciamo, a centrocampo, dove la Juve Stabia ha dominato questo campionato fino ad ora. Forse oggi si è sofferto un poco, soprattutto quando è calato Meli con l'intensità un po' di nel secondo tempo, chiaramente ha fatto meglio la Turis, così visto. Ma non ho capito, da ultimo hai detto? Nel secondo tempo ha fatto meglio la Turis, la traversa, qualche preso da andare. Sì, la traversa l'abbiamo presa al quarto minuto di recupero, lì non abbiamo coperto una palla e lì dovevamo coprirla, non abbiamo chiuso la partita per quattro volte, e quando non chiudi la partita per quattro volte a una squadra giovane come la nostra può venire un pochino anche la paura di vincerla, e c'è un pochino venuta, però abbiamo rischiato sulla traversa. Poi non ricordo occasioni della Turris se non una respinta di Tiam che poi ha sbrogliato Folino, no, se non mi sbaglio. Dov'è che è cambiata la partita? La partita è cambiata perché noi ci aspettavamo la Turris con un sistema di gioco che era quello iniziale, perché non pensavamo che venisse qui a giocare 3-4-3, infatti è venuta 4-3-3, l'avevamo preparata così. E lì siamo riusciti a trovare determinate posizioni che ci servivano sul campo, come l'azione del gol, e li abbiamo messi in difficoltà. Nella difficoltà loro cosa hanno fatto? Per non lasciare uomini liberi sono andati uomo su uomo, e nell'andare uomo su uomo noi non ci siamo fatti trovare pronti su questo, perché c'erano altre posizioni, ovvero attaccare la profondità con determinati giocatori, e tra l'altro le volte che l'abbiamo fatto di andare in verticale siamo andati al tiro e abbiamo sbagliato 3-4 volte il 2-0. Lì nell'uomo contro uomo si è sporcata la partita e siamo andati nei duelli che alcune volte abbiamo vinto e ci spostava al baricentro vicino alla loro area, e alcune volte abbiamo perso e ci spostava al baricentro vicino alla nostra area. Però anche quando eravamo vicino alla nostra area siamo stati bravi a non concedere niente, perché noi abbiamo concesso un tiro da 30 metri e la parata di Tiam secondo me mi sembrava fuori area, però non sono sicuro di quello. Daniela Sala. Mister, buonasera. Ieri per la prima volta lei ha dichiarato che i suoi uomini stanno portando avanti un sogno. Ecco, mi chiedevo se sta dormendo di più e se sta iniziando a sognare anche lei. È normale, ma mancano 10 partite, è dalla prima domenica che siamo in cima. Oggi abbiamo
diciamo, guadagnato un punto in un derby. Vincere i derby è sempre difficile, per noi è una cosa bella vincere il derby, anche se è vero, condivido quello che hai detto, che da ultimo abbiamo sofferto e da ultimo abbiamo rischiato su quella traversa. E, sogno, è un sogno, e dal momento che è un sogno lo dobbiamo vivere da tale, dobbiamo essere bravi tutti a non farlo diventare un'ossessione, perché magari qualcuno che è nato, è stato costruito per più di noi, lo vive diversamente. Noi lo viviamo come un sogno, quindi continuiamo a viverlo come sogno. E ecco perché vi ho detto prima, secondo me a questa squadra gli dobbiamo fare la strada, che sta facendo qualcosa di eccezionale. Se non mi sbaglio abbiamo 58 punti oggi. 58 punti sono veramente tanti. Se pensiamo che siamo a 7 punti da Benevento, che squadra è, non so cosa hanno fatto ora le altre, però a dei punti da tante squadre, e questo è... Faccio complimenti ai ragazzi, faccio complimenti alla mia società, faccio complimenti al mio direttore, faccio complimenti ai nostri tifosi, perché è merito di tutti, e anche al mio staff, perché se no di buono lo rimprovero sempre, ma vi tengo, siamo sempre sul pezzo, e c'ho uno staff splendido e meritano questi momenti. Natale, giusto. Salve, mister, buonasera. Lei in conferenza stampa aveva detto la sconfitta con il Catania di domenica scorsa ci è servita per riconquistare dei valori importanti che ci avevano portato a questo punto della classifica nel campionato, come l'umiltà e pure il grande sacrificio in campo. Si può dire che il secondo tempo, un po' più diciamo sofferto rispetto alle ultime occasioni, sia stata la massima rappresentazione di tutti questi fattori? Sì, penso di sì, anche ti ripeto, io penso che abbiamo avuto due grosse occasioni nel secondo tempo da chiudere la partita, e quando non la chiudi un pochino, cavolo, poi sono sincero, secondo me è stata una partita fisica, e nella fisicità loro sono una squadra che dall'inizio dell'anno, perché anche con l'altro allenatore si basavano molto sui duelli fisici e quindi sono anche preparati a quello, no? E secondo me è stata una partita tosta, difficile. Faccio anche complimenti ai miei, faccio complimenti alla Turris, perché sono convinto che se lotta così farà il suo percorso, e naturalmente la salvezza ogni partita è difficile, e quindi sono convinto che raggiungerà l'obiettivo. Giovanni Donato. Buonasera mister, sempre di presentazione della partita, si parlò di partita con la Cazzimma dello Stabiese, è uscita fuori sicuramente questa sera, e volevo chiedere anche che livello di sacrificio è arrivato il gruppo, perché credo che stasera proprio il sacrificio abbia fatto uno step superiore alle altre partite, quello che probabilmente aiuta di più rispetto anche ai tre punti quasi che sono importantissimi. Ma è la nostra forza, perché alcune partite, cioè fin quando riusciamo a essere lucidi e giocare, fare le cose, si fa un tipo di partita, no? Quando non c'è la possibilità di giocare, o per la bravura dell'avversario, o per un po' di meno lucidità nostra, o per alcune situazioni tattiche, no, dobbiamo essere anche sporchi, dobbiamo essere anche alzare gomiti, andare addosso all'avversario sull'impatto, e ci siamo riusciti. Siamo riusciti perché, ripeto, all'interno di questa squadra, quando vai a richiamare queste cose è abbastanza semplice, perché è una squadra che ha dei valori morali enormi, quindi quando vai a richiamare i valori morali individuali dei giocatori si rivedano subito. Poi c'è un aspetto che è importantissimo per noi, che è un dato di fatto: la settimana tipo. Quando abbiamo una settimana di preparazione di una partita che ti permette di lavorare sul dettaglio, sulla piccolezza e in freschezza, hai delle risposte. Quando giochi ogni tre giorni, una squadra, anche se siamo giovani e magari a livello fisico si recupera, a livello di energie mentali, a livello di preparazione proprio tecnico-tattica sul campo della settimana, qualcosina
concediamo, e su questo qualche puntarello in giro si è perso, però cioè, si è perso per non avere il massimo dei punti, quindi noi siamo strafelici di quello che stiamo facendo e sono convinto che la sconfitta di Catania è un'opportunità, l'abbiamo presa come un'opportunità perché è venuta in un momento sì delicato, però anche giusto prima di un derby e prima di un rush finale, che ripeto, il rush finale noi lo facciamo e lo dobbiamo vivere unicamente come una cosa bella, come un sogno, con niente di diverso. È normale che sono 10 partite dove dobbiamo da gas. Quanto può pesare proprio sull'aspetto morale la vittoria? Comunque da una settimana un po' particolare all'interno della sconfitta, sul morale del gruppo. Ma io ho visto contenti ragazzi, poi siamo tutti contenti quando si vince, la vittoria maschera anche alcune beghe, no? Che magari a Catania fino a che siamo stati in partita abbiamo fatto bene, però la sconfitta ha evidenziato solo gli aspetti negativi, specialmente da tutti voi, che quelli positivi, ma è normale che sia così e è normale che ora ci sia un grandissimo entusiasmo, sia perché abbiamo preso un punto nella classifica, perché abbiamo preso un punto e anche perché ritorniamo a vincere, che era 3 giorni che non vincevamo perché non abbiamo vinto col Brindisi in casa, che dopo un minuto ci è capitata la solita occasione di oggi, però oggi si è fatta e col Brindisi no, e non abbiamo vinto a Catania, sono passati 3 giorni, quindi oggi siamo ritornati a vincere e siamo felici, il merito è dei ragazzi, sono contento, ripeto, per Castellammare, però io ci sono 10 partite, viviamole nel miglior modo possibile, come un sogno, come una cosa bella, e divertiamoci con grande carattere. L'unica cosa che chiedo ai ragazzi è che quando c'è la possibilità di giocare, giochiamo, quando c'è da essere brutti, sporchi e fatti male, bisogna essere brutti, sporchi e fatti male. Giochino di mano. Mister, buonasera. Con le dovute proporzioni, si è sentito nel finale un po' come Jürgen Klopp sotto la coppa quando la prima per me è stata una cosa fantastica, una cosa bellissima, la vivo con entusiasmo, con grande umiltà perché conosco il calcio, conosco, purtroppo ho fatto un po' di ho picchiato tante musate anche per il mio carattere nella vita, mi sono trovato a vincere 2 campionati di Serie D, no? Mi sono trovato una volta a essere più 12 e finire a 4 punti e poi vincerlo con più 11, no? Quando eravamo a 4 punti eravamo tutti in allarme, ma anch'io perché ero molto giovane, era il primo campionato che vincevo. Secondo me dobbiamo stare sereni, dobbiamo essere consapevoli che è una squadra che fa 16 risultati utili consecutivi come la nostra, ha dei valori, che è una squadra che è dalla prima settimana prima in classifica, ha dei valori e dobbiamo essere consapevoli di quello che noi abbiamo e di quello che non dobbiamo mai lasciare nello spogliatoio. L'unica cosa è quella. Poi viviamo queste 10 partite e diamo il massimo anche per i nostri tifosi e vediamo. Davide Soccato. Buonasera mister. Ecco, possiamo dire che la vittoria di oggi evidenzia anche un momento di crescita dei ragazzi, oltre che un passo in avanti. Finora le squadre sono giunte a Castellammare chiudendosi, è chiaro che questa volta non è stato il caso della Turris, però diciamo che ha trovato anche un po' la chiave, diciamo, per fronteggiare questo tipo di partite, un po' come ecco, rispondere al fuoco con il fuoco. Sai, si è fatto quello dopo 2 minuti, mi sembra, 1 minuto e mezzo, quindi è normale che poi la partita si apra, se col Brindisi si fosse fatto gol subito, magari anche il Brindisi sarebbe uscito dal guscio, per come era partita mi sembrava una partita un pochino simile a quella di Brindisi, facendo gol subito su situazioni che col Brindisi abbiamo fatto e rifatto tantissime volte, però ci è mancato il tap-in, si è aperta un pochino la partita, è stata diversa, poi verso il 35esimo, non mi ricordo quando, è cambiata, è stata una partita sporca, individuale, dove c'era la richiesta di altre cose, e lì siamo stati un pochino più leziosi, e quando sei lezioso e trovi le squadre uomo su uomo ti sporcano la partita e rischi anche, noi non si è mai rischiato se non da ultimo. Vincenzo Esposito, ultimo. Mister, buonasera. Quando c'è stato il cambio, quando è uscito, anzi è entrato Valdi,
Sì. Era un segnale di restare un po' più coperti, visto che l'Olimpia, diciamo, loro che insistevano un po' più avanti, perché la Luz in pratica nel secondo tempo mano a mano guadagnava mai il risultato. Eravamo in una situazione dove, per come erano messi loro in campo, dovevamo scivolare un po', no? E le corse incominciavano ad essere lunghe, iniziava ad essere un minutaggio dove far troppe corse lunghe si rischiava di arrivare con gli esterni un pochino più tardi e di concedere un pochino di spazi, no? Tra un giocatore e un altro. Ho messo un giocatore in più lì per colmare questi spazi, no? Per abbassarci o per... è normale che quando poi concedi una superiorità alla squadra avversaria dietro, che hanno cercato di sfruttare anche col portiere, perché ho visto che il portiere veniva cercando, è normale che un pochino questa cosa ti abbassa, però noi siamo stati bravi a tenere, siamo stati bravi a contrattaccare, i ragazzi sono stati eccezionali, abbiamo vinto un derby importantissimo per noi, importantissimo per Castellammare, perché abbiamo vinto sia all'andata che al ritorno, quindi è un dato di fatto che non era facile. Faccio un complimenti a tutti, a tutto l'ambiente, ora vado a casa, mi riposo, sono stanco e cerchiamo di veramente di evidenziare il bello di questi ragazzi, cerchiamo di evidenziare il bello di questo derby con tutte le difficoltà. Grazie. Voi.